just a static electricity. It's us moving to the stand. Your lips are all I need. Open the music comes around. E ciao ragazzi e bentornati su Dado Gamer 87 e Age of Empire 4. Ci eravamo lasciati una bella sconfitta a Bayou e siamo tornati qua nel 1105 per andare a sconfiggere questi stronzetti. Quindi giochiamo ancora. Sei sicuro di voler riavviare? Sì. E ragazzi, allora, ho fatto l'esercito, ho costruito tipo le... Queste di qua si chiamano gli arieti. Ok ragazzi, sono riuscito finalmente a costruire un esercito degno. Ho scoperto anche che le truppe le posso nascondere dentro gli arieti, quindi vado a distruggere le porte con gli arieti e le truppe non prendono danno. E infatti vedete, 16 su 16, 15 su 16, 13 su 16, c'è un esercito di 200 militari. Allora, prendiamo tutti gli arieti e con gli arieti andiamo a distruggere la porta e le mura che si trovano lì. Mentre con il resto delle truppe restiamo un po' più indietro, in modo tale da intervenire una volta che abbiamo distrutto poi tutte le truppe. Anche il leader lo mettiamo con loro. Ho praticamente fatto uccidere tutti gli abitanti perché mi servono tutte le truppe che posso avere a disposizione. Ho messo anche degli arcieri qua nelle torrette che ho fortificato. Se lasciamo un po' più in disparte, allora, tutti e 5. Questi ci stanno un attimo a distruggere il tutto. Caduto, distruggiamo quest'altro. Quello aspettiamo. E così dovrebbe essere molto più semplice, quindi se giocate questa missione fate gli arieti, ne fate un quantitativo e mettete tutte le truppe dentro. Così che le truppe sono praticamente protette. Allora, finiamo di distruggere queste torrette. Vedete quanto vita hanno le arieti. Ok, allora, una volta distrutto questo, andiamo a distruggere la porta. E poi i cavalli li facciamo intervenire dopo. Sto distruggendo tutto. Praticamente gli arieti non muoiono, hanno una vita infinita, come... Ok. Siamo entrati. Abbiamo fatto breccia. E gli uomini di Enrico potevano ora riversarsi nella città. La guarnigione di Roberto oppose un'ultima resistenza per difendere Bayeux, ma Enrico non mostrò alcuna pietà. Li uccise tutti e bruciò la loro città. Ok, facciamo intervenire anche loro. Mo. Dovremmo farcela, no? Guarda quanto esercito che abbiamo. Ma questo giro ce la facciamo sicuro. Ma stare un attimo. Un attimo, l'audio degli effetti è troppo alto e non mi sento praticamente. Il volume degli effetti mettiamo a 50. Ok. Distruggiamo tutti. Questo giro ce la dovremmo aver fatta
distrugge costruzioni di Baiolo, sta distruggendo tutte praticamente. Sconfigge tutti i difensori. Ma qua c'è quello da distruggere forse, l'ultimo rimasto è questo. Allora, distruggiamo tutti i difensori, tutti. Questo è il castello, e cos'è? Notre Dame. Sto distruggendo Notre Dame, ragazzi. Che è rimasto a distruggere? Che cos'è questo? Al monastero. Nel frattempo qua io uccido anche tutti i rimanenti. Rimanenti truppe. Ok, obiettivo completato. Distruggi Baiolo. Al monastero forse non si può distruggere. Sì. Vabbè, ce l'abbiamo fatta sto giro. Sono riuscito a fare un bel esercito. E la gente scappava terrorizzata. Re Enrico si crogiolava per la vittoria su suo fratello, il duca Roberto. Ma Enrico non si sarebbe fermato finché tutta la Normandia non fosse tornata nelle sue mani. Victory! Ok, molto bello, abbiamo conquistato Bayeux, ma non si fermerà. Ok, quindi sbloccato Bayeux, progressi a livello 10, siamo al 1105. Se non metto continuo perché altrimenti poi mi fai il video successivo, o meglio, forse ci possiamo vedere il video del prossimo episodio, così sappiamo cosa andiamo a fare e poi ci salutiamo, ci andiamo a guardare. Mentre Bayeux bruciava, Re Enrico sfruttò il suo vantaggio. Impossessandosi di fortificazioni chiave e comprando la lealtà dei potenti, allentò la presa del fratello sulla Normandia. Nel 1106, a Tanchebre, i due fratelli avrebbero combattuto per contendersi le terre del padre. Tinkberry. Il piano di Enrico I per la conquista della Normandia volgeva attorno alla cattura di suo fratello, ma il castello presso Tinkberry, cosa del genere, proteggeva il duca Roberto. Enrico era disposto a tutto pur di attirarlo all'aperto. Ok ragazzi, allora questo lo andiamo a fare nel prossimo video. Io penso che vi saluto, non credo ci siano altri video, infatti mi dice gioca, quindi io rimango a questo punto e al prossimo video ci facciamo quest'altra battaglia. Battaglia di Tinkebrae, non so come si pronunci. Detto ciò, vi saluto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!